In occasione del 50° anniversario dalla loro nascita tornano sulle scene i Dioscuri, una band storica qui a Mazara del Vallo, ma non solo, siete stati conosciuti anche dal grande pubblico attraverso la televisione, oggi ritornate, si rinizia un nuovo tour attraverso 20 anni di storia di musica, gli anni 60, gli anni 80. Certo, sono gli anni che appartengono alla nostra storia. Ci eravamo fermati per un po' di tempo, adesso abbiamo ripreso, grazie a Dio, siamo di nuovo sulla scena perché vogliamo non solo portare il nostro discorso musicale ai nostri amici, fans, ma aiutare anche questi giovani a crescere. Abbiamo con noi 7 giovani musicisti che sono veramente il nostro fiore all'occhiello e vogliamo dare loro una mano per quello che sappiamo fare noi per crescere anche in questo mondo dello spettacolo. Bene, Nicola D'Aleo, un altro componente storico del gruppo, adesso il gruppo si è allargato, avete anche gli archi. Beh, questa era un'ambizione che avevamo da tempo, si sono concretizzate alcune cose, abbiamo trovato anche le artiste giuste, le persone giuste, abbiamo fatto questo gruppo che risponde al momento perfettamente a quello che volevamo fare. Il vostro gruppo ad oggi rispecchia appieno quello che è stato il vostro percorso fino ad ora, quindi portare avanti nuovi talenti assieme anche alla vostra associazione Musica Insieme. Certo, infatti noi, così giusto per dirlo anche a voi, noi ci esibiamo a titolo assolutamente gratuito e noi non abbiamo scopi di lucro per queste nostre esibizioni, ma tutto il ricavato lo devolviamo in aiuto a ragazzi talentuosi che lavorano nel mondo dello spettacolo, che si sacrificano a studiare presso i conservatori e che magari non hanno la fortuna di avere una famiglia alle spalle che li possa aiutare. Con quel poco che possiamo fare, ovviamente, e cerchiamo di fare sempre il massimo. Apriremo infatti una scuola a titolo gratuito per far studiare questi ragazzi, per aiutarli a fargli conoscere il mondo dell'intrattenimento, oltre che quello che studiano nei conservatori. È importante che loro sappiano quello che è effettivamente stare su un palcoscenico e noi credo che in 45 anni di carriera qualcosa l'abbiamo imparato e gliela possiamo anche trasmettere. Beh, ci parli di queste new entry, come le avete scelte e chi sono? Ma intanto le abbiamo scelte perché le abbiamo ascoltate, loro hanno fatto un concerto a supporto di Amedeo Minghi e abbiamo visto che in effetti la prestazione di Amedeo Minghi veniva arricchita dal loro intervento. Le abbiamo contattate, abbiamo parlato, abbiamo visto che è la cosa più importante, che i nostri progetti coincidevano con quelli che avevano loro. Quindi ci siamo incontrati, una volta incontrati tutto è venuto normalmente ed è venuto anche loro, che bisogna dire che alcune di loro non hanno vissuto gli anni 60 perché sono più giovani, ma nonostante ciò sono assolutamente entusiasti di questa musica. Beh, gli anni 60, gli anni 80 hanno creato musica che è rimasta nel cuore. Beh, la musica di quel periodo è ormai storia consolidata, è un genere di musica che resterà nei secoli per sempre, è una musica che sicuramente ha dettato la storia di un periodo ed è una musica che sicuramente resterà voglio fare un paragone con la musica lirica, come è rimasta nei secoli la musica lirica. Noi riteniamo che questa musica e l'avvento dei Beatles, l'avvento dei complessi sicuramente resteranno nei secoli, quindi noi ci facciamo portavoce nel nostro piccolo di questo periodo particolare. Una serata questa che dà il via al vostro tour in tutta la Sicilia, ma che è anche dedicata ad una persona molto speciale, quella che poteva essere anche definita il vostro 11° elemento, mi diceva anche poco fa, no? Sì. Questa serata dà inizio al nostro tour, che in verità è iniziato già con 2 tappe che abbiamo fatto qui in provincia di Trapani, Gibellina e Petrosino, e porta il nome del mio amato e carissimo fratello. È una serata che io e tutti noi abbiamo fortemente voluto dedicare a lui, a Dino. Dino che era l'amico degli amici, non soltanto il mio amato fratello, ma era l'amico di tutti noi ed era praticamente sempre con noi. Tutte le manifestazioni che noi organizzavamo ci avvalevamo della sua presenza, ci avvalevamo del suo lavoro, della sua dolcezza, della sua capacità di entrare in empatia con le persone. Lo voglio ricordare e tutti noi lo ricorderemo per sempre, perché mi rimane sempre nel cuore il mio grande fratello. Scusate.
Si figuri. Parliamo appunto della tournée. Chi vi volesse seguire, come deve fare a contattarvi per sapere quali sono le altre tappe? Beh, noi è in costruzione un sito internet dove praticamente, oltre a parlare delle prossime tappe che faremo nel tour, vogliamo, perché teniamo tantissimo a questa associazione, perché è il coronamento di un nostro progetto. Continueremo a fare concerti finché le forze ci sosterranno, per carità, perché è nel nostro DNA, però desideriamo veramente mettere non una pietra ma un pilastro su questa associazione, perché noi vogliamo che veramente rimanga negli anni, perché non è sopportabile il fatto che chi ha disponibilità può studiare musica e chi non ce l'ha non lo può fare. Non è così, non funziona così, perché possibilmente magari fra quelle persone che non possono studiare ci sono dei veri e propri talenti che verranno fuori, e noi li vogliamo fare uscire fuori in tutti i modi. Un tour che sicuramente si avvale di sponsor importanti, come portate avanti questo vostro progetto? Beh, intanto con i proventi derivanti dai concerti, ma debbo veramente fare un plauso agli sponsor, perché sono quelli che ci hanno consentito praticamente di poter, come si suol dire, andare in onda. Abbiamo alle spalle delle realtà, dell'eccellenza per Mazara, quale è ad esempio l'azienda Navigations, ma abbiamo anche e soprattutto una potenza nel mondo finanziario, la Mediolanum, rappresentata dalla simpaticissima e attivissima dottoressa Angelica Aiello. Signora Aiello, come nasce quindi questo vostro accostarvi a questo bellissimo spettacolo e ai Dioscuri? Noi abbiamo sposato l'iniziativa dei Dioscuri quando ci è stato presentato appunto questo grande progetto, quale anche quello rivolto al sociale, perché so che di fondo c'è un progetto molto profondo. Mi sono innamorata di questa cosa che mi hanno presentato, perché comunque Banca Mediolanum, oltre che essere un'istituzione finanziaria e quindi offrire servizi bancari, è molto presente sul territorio nell'ambito sociale, e quindi per questa ragione ho sposato pienamente questa iniziativa.